Buonasera, rieccomi qui con un nuovo video quest'oggi per parlare di un profumo che sa di pioggia. E il profumo è questo. Ed è Un jardin après le mousson di Hermès Paris, è quindi un profumo commerciale. Questo profumo io l'ho comprato circa nel 2015, no, forse anche dopo, nel 2016, perché avevo nostalgia di un vecchio viaggio in India che avevo fatto nel 2009 e io, nonostante sia del leone, amo comunque molto la pioggia. Dove vivo io purtroppo piove pochissimo e quindi la pioggia è un elemento, l'acqua è un elemento che mi disseta, ma mi disseta anche il corpo, anche la mente oltre al corpo. Quindi è per me l'acqua è per me un elemento essenziale, nonostante appunto io sia del leone. Credo che questo profumo sia insieme ad Angélique sous la pluie, edito da Frédéric Malle, uno dei profumi più belli per quanto riguarda questo sentore di bagnato, di umido, di pioggia. Questo profumo è nato nel 2008 e si chiama Un jardin après le mousson, quindi un giardino dopo il monsone, e prende ispirazione da un viaggio in India. Quindi quale profumo poteva essere migliore di questo? Per ricordarmi quella sensazione bellissima di acqua sino alle ginocchia, andare in giro senza ombrello, bagnarsi completamente, stare tutto il giorno con i vestiti bagnati, è una cosa meravigliosa. Io mi sono sempre sentita in linea con il pensiero e con il modo di vivere in India, perché ho sempre trovato bellissimo questo attaccamento che loro hanno ai monsoni. Per loro è vita e per me l'acqua è vita. Chissà, in qualche vita precedente sarò stata un'indiana, qualcosa di questo tipo. E per questo si dice che il monsone restores, ovvero il monsone mette a posto, ridà il suo equilibrio alla terra, che il sole ha perduto. E lascia e pulisce l'aria. Lo zenzero, il cardamomo, il coriandolo, il pepe e il vetiver parlano della rinascita della natura catturata in Kerala, che voi sapete è una regione dell'India, un universo pieno di acqua, quindi tutto inondato dall'acqua, ma in senso buono. Il naso dietro questa fragranza è Jean-Claude Elena. Ora ce lo spruzziamo. Con questo caldo è la cosa. Ah, che meraviglia! Con questo caldo è una delle cose più belle che si possa fare. Sentiamo, veniamo inondati subito dallo zenzero, dalla noce moscata, dal pepe nero e da questo sentore di terra. C'è anche la terra. Poi viene fuori
anche una nota acquatica. Quindi immaginate un dipinto, una pioggia fortissima, ma che sulla bocca rimane dolce e speziata allo stesso tempo. Il dolce, nel senso di acqua dolce, perché non è un profumo salato. È speziato da tutte le spezie che ci sono in India, perché voi sapete che ci sono le bancarelle e i negozi pieni di spezie. Lo zafferano è ovunque, anche il pepe, anche il cardamomo, il coriandolo. E questa nota acquatica, per me l'India è dipinta bellissimo, benissimo. E poi questa nota acquatica. Piano piano. Ora è ancora cambiato. Viene più fuori ancora la nota acquatica. E posso dire che dopo qualche ora viene fuori il vetiver. È un profumo che per me dura molto. Un vero capolavoro di Hermès, nonostante io non ami molto questo tipo di profumeria, e mi piacciono anche Un Jardin sur le Lys, mi pare, Un Jardin sur le Toit. Questo è un profumo che mi piace tanto, mi piace darmelo nel momento in cui la stagione è calda, mi piace darmelo quando sono in casa che non ce la faccio più dal caldo e sogno di essere proprio da un'altra parte. Questo profumo mi trasporta proprio dove sta piovendo, perché non so se le altre persone lo amerebbero tanto quanto lo amo io, ma la pioggia, l'acqua è proprio un mio elemento e io lo consiglio a tutti quelli che sono insofferenti verso l'estate. E a tutti quelli che amano la pioggia, girare senza ombrello, e ballare sotto la pioggia, abbracciarsi sotto la pioggia, e lo trovo un profumo meraviglioso. Se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace e se vi va iscrivetevi perché è libero e io sono una persona libera e lasciatemi un commento, ditemi se lo conoscete, qual è la vostra fragranza preferita o la vostra fragranza del giorno e se anche voi conoscete questi profumi acquatici che ricordano la pioggia. Grazie, arrivederci ad una prossima review. Ciao!